Bene, via dalla postazione che in questo momento ha sede a Vienna, magie della tecnologia che ci permettono di essere riuniti in ben 136 persone per il momento. Ho ricevuto questo compito meraviglioso che era quello poi di illustrarvi anche il testo La mente malata e la cura repressiva della diversità, che si colloca all'interno di un progetto di lavoro molto innovativo, quindi parliamo di psicoterapia, ma prima di parlare all'interno di diversi seminari, questo è solo il primo di tutti i seminari che sono stati attivati, era il caso di riflettere su quella che è la storia della disciplina di cui ci occupiamo, no? Ci occupiamo di chi ha vario titolo, diversi titoli, insomma, ci occupiamo di sofferenza psicologica. Sofferenza psicologica che nel tempo ha assunto diverse connotazioni. Grazie al libro La mente malata e ai seminari, appunto, che presenteremo, vedremo vari aspetti. Facciamo le presentazioni di rito, anche se siamo esperti di rituali, sappiamo che possiamo evitarli alcune volte, però ci sono persone che è la prima volta che sono tra noi, no? Quindi è necessario. È necessario presentare prima di tutto Alessandro Salvini, che ringrazio per tante cose in questa sede, per questo libro meraviglioso, che è il risultato di anni di lavoro. Quindi Alessandro Salvini è già professore ordinario dell'Università di Padova, dove ha insegnato psicologia clinica e psicopatologia. È lì che lo incontro e lo conosco. Negli anni dal 1972 ha svolto un'intensa attività operativa e di ricerca nei vari ambiti delle scienze del comportamento e della mente, da cui le numerose pubblicazioni. Questa è una delle tantissime. Il professor Alessandro Salvini è attualmente direttore scientifico della rivista Scienze dell'Interazione e l'Università di Padova gli ha conferito il titolo di studioso senior dello Studium Patavinum, perché appunto la sede della scuola di specializzazione interazionista e gli anni di lavoro del professor Alessandro Salvini hanno avuto sede a Padova. Allo stesso modo, abbiamo con noi anche Antonio Iudici, che è docente incaricato di psicologia clinica all'Università di Padova, dove attualmente insegna metodi e tecniche in ambito costruttivista e interazionista. È docente a contratto presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Ha svolto un'intensa attività operativa e di ricerca nei vari ambiti delle scienze dell'interazione, da cui un ampio numero di pubblicazioni scientifiche nazionali ed internazionali. Fa parte di vari comitati scientifici ed è direttore della scuola di specializzazione appunto interazionista di Padova. Gli è stata riconosciuta l'idoneità universitaria per professore di seconda fascia. Quindi, i nostri professionisti, docenti e ricercatori, grazie al loro lavoro, ci regalano questo prezioso libro. Libro che non è l'unica ragione per cui siamo qua, perché l'obiettivo è quello anche di condividere. Come dicevamo, siamo arrivati a 146. L'obiettivo è sempre quello di creare una forma di interazione che possa rispondere a quello che è il nostro compito. Quindi viene da dire per chi siamo qui? È una domanda importante. Perché è solo rispondendo a questa domanda che riusciamo a costruire pratiche efficaci nel lavoro psicologico e psichiatrico, che sono gli ambiti di cui ci occupiamo. Quindi vi leggerei una cosa importante, la dedica del libro. A chi Alessandro Salvini e Antonio Iudici hanno dedicato il libro? Perché leggendo la dedica risponderemo anche alla domanda non perché siamo qui, ma per chi siamo qui. Il libro è dedicato a tutte le persone le cui diversità sono state trasformate in menti malate e nel ruolo subalterno di pazienti e contro la loro volontà e consapevolezza sottoposte a trattamenti lesivi della loro salute, identità e libertà. È a partire da questo che siamo qui a produrre altro, sia pratiche più innovative, sia conoscenza rispetto ai temi della sofferenza psicologica. Infatti, nel libro la sofferenza psicologica viene affrontata in vari contesti. Ora,
Questo libro appunto è dedicato alle persone che soffrono. E mi verrebbe subito da chiedere al professor Alessandro Salvini come mai questa dedica, qual è il senso anche del libro, con quale intento hanno prodotto questo lavoro che è un lavoro anche storico. Allora, il primo obiettivo del libro, da questa piccola dedica, è quello di uno di sottolineare e chiamare l'attenzione della costante violenza che le scienze della psi, qualsiasi scienza della psi, fa sugli esseri umani, a partire dal Sigmund Freud, tanto per mettere subito in primo piano uno che sembra che invece possa partecipare a un discorso diverso. E vedremo perché. E quindi la traduzione di un giudizio morale in un giudizio fattuale e la configurazione di questa fattualità in una mente malata è del tutto arbitraria e quindi non risponde neanche ai requisiti e della ragione e della scienza o se volete della competenza rispetto al linguaggio che uno usa, ma non un linguaggio neutro. È un linguaggio anche interessato perché dietro ci sono delle professioni. Se togliete immediatamente tutta la cornice sanitaria, i primi a ribellarsi sono quelli che lavorano dentro questa cornice sanitaria, i quali hanno bisogno di quel linguaggio che li legittima e gli dà l'unica possibilità di definire la propria identità, l'identità riflessa attraverso l'altro e di giustificare il posto professionale di lavoro che occupano. Quindi il dramma con cui si sono avvitate da Esquirol in poi, dall'inizio dell'Ottocento in poi, mai abbandonando questo sentiero, è quello proprio che gli interessati non sono interessati alla conoscenza, ma sono interessati all'altro come elemento confermativo del proprio ruolo. E da qui nasce tutto l'imbroglio epistemologico, concettuale delle scienze della psi, e di cui non si vede un cambiamento. Perché questo cambiamento è precluso proprio dalle cornici cognitive che vengono inculcate attraverso le parole a cui vengono educati ogni generazione. Difatti, sto dire, essendo un signore un po' maturo, avendo visto diverse stagioni, vi posso assicurare che i psichiatri degli anni 70, 72, 73 erano molto più liberi dei psichiatri di oggi che possono avere 27 anni. Proprio perché non hanno avuto neanche la possibilità di mettere in discussione quello che gli viene presentato durante la loro formazione come la realtà ultima, escludendo poi tutta una serie di domande che sono drammatiche e nessuno ancora risponde. Che cos'è la mente? Io vorrei fare questa domanda a tutti quelli che fanno la professione psi e li troveremmo grandemente imbarazzati perché non saprebbero cosa dirci. Però questo enunciato mente sembra che abbia una fattualità che giustifica la loro esistenza. Ma se non chiarisco cosa intendo per mente, evidentemente reifico il concetto, la parola mente, e presuppone che sia un qualcosa che tutti sanno cosa è o cosa non è, e di conseguenza in questa cornice fragile e inconsistente si sentono legittimati sul piano delle conoscenze che in deduzione vengono da questa assunzione mente. Quindi salta per aria il concetto di mente malata, perché nessuno sa bene che cosa sia la mente o cosa non sia, o cosa corrisponda o non corrisponda alla parola mente. Quindi come si può parlare di menti malati, di professioni della mente, quando il concetto stesso è talmente polisemico ed è contestuale a come viene usato? Ma non ha nessuna, non corrisponde a nessuna realtà fittizia, analogica, e quindi è un enunciato di pura fantasia. Si può costruire una professione o delle pratiche sanitarie, o si può bastonare qualcuno e legarlo a un letto dicendo che è malato di mente, il presupposto malato, quindi ha già una sua problematicità, figuriamoci la parola mente. Quindi è un problema che esige un cambiamento di paradigma. Con questo volevo farvi vedere e dire che il libro parte proprio da questo zoccolo duro che non affronta, perché esige un altro libro a studiare tutte le aporie che si legano, le inadeguatezze,
di tutti quelli che usano il concetto mente e pensano di essere specialisti della mente o di qualcosa. Mio nonno prendeva per fondelli un certo Sarteschi, che era un professore, un direttore di cattedra all'Università di Pisa, dell'Istituto delle Malattie Nervose e Mentali. E mio nonno si faceva un sacco di risate, siamo negli anni 50, scottendo a questo, che era un positivista di ferro, dice: ma come ti puoi dichiarare competente, un qualcosa che non sai che cos'è e a cui non corrisponde per niente? E ricordo che mio nonno si divertiva sempre a stuzzicarlo e l'altro era un po' imbarazzato perché coglieva la contraddizione. Cioè, un positivista di ferro che si basa sui fatti, sulle cose materiali, non ha strumenti per poter poi argomentare su cosa possa essere, anche in via analogica, possa corrispondere con la mente. E quindi il dramma di tutti i giovani psicologi che, giunti al terzo anno, si sentono in difficoltà perché la parola mente, psiche, non ha niente che possa corrispondere invece alla parola idraulica, ingegnere idraulico, elettronica, ingegnere elettronico, ortopedico, medico che si occupa delle ossa. Cioè manca l'elemento oggettivante e di conseguenza la crisi, l'inquietudine che uno si sente un esperto di un bel niente. L'intento del libro e di questi incontri che facciamo è quello di vedere se riusciamo con un certo sforzo a cambiare paradigma. La prima cosa per cambiare paradigma è cambiare gli occhiali. Quali sono gli occhiali? Sono le parole che usiamo, le parole che le istituzioni ci impongono, le parole che vengono insegnate all'università. Quindi, se vogliamo vedere cose diverse, bisogna cambiare modus operandi. Configurando in modo adeguato, no, la cornice del nostro intervento, quindi avendo consapevolezza teorica dei paradigmi, la dedica anche si rivolge, come abbiamo letto prima, a tutte quelle persone i cui procedimenti di tipo medici hanno poi costretto in realtà che generano ulteriore sofferenza oltre a quella che ci portano. Per cui vorrei chiedere al professor Iudici se vuole raccontarci anche rispetto al suo operato, che non è soltanto formativo, è anche clinico con queste persone. Come ha sentito di voler lavorare con le persone che soffrono? No? Perché poi la dedica è significativa, riconfigura le ragioni per cui siamo qui, che non è definire un potere, non è un definire il potere di psicologi e psichiatri, ma interrogarci su chi abbiamo di fronte. Come ha sentito questa dedica? Come la declina poi nel suo quotidiano operare con le persone, oltre che nel settore della formazione? Sì, volevo dire che siamo partiti con la clave, insomma, il manganello concettuale. Io porterò un po' di miele e mi fa piacere che tu sei partita un po' dalla dedica, perché di fatto è stata la nostra stella cometa per circa 10 anni, e quella stella cometa è utile comunque esplicitarla. Per quello che mi riguarda, questo libro è proprio dedicato alle tante persone che sono da anni in cura, ma che nessuno poi di fatto ha saputo aiutare. Si parla di ragazzi, di donne, di uomini, il cui trattamento psicologico ha preso il posto della loro vita, è diventato il programma di vita, e così si è persa un po' la vita specifica delle persone. E se ci si fa caso, sempre più nell'ultimo periodo sentiamo notizie di interventi coatti, cruenti, duri, che vengono fatti talvolta anche dall'istituzione, e che in tal caso mostra di essere sufficientemente violenta per aprire quantomeno il dibattito. E oltretutto sappiamo che questa è una quantità evidentemente sottodimensionata. Quindi questo libro intende tenere viva l'attenzione verso quelle situazioni che vengono trattate come disturbo, considerate disturbi, trattate come una malattia e curate per anni attraverso metodologie che di fatto comportano poi o l'uso di farmaci o interventi basati su divieti comportamentali o su
diversità non accolte, e quindi di per sé poi ce li troviamo nei centri di igiene mentale con una buona spiegazione, ma con la vita in qualche misura compromessa. Quindi questo libro l'abbiamo usato per descrivere quello che vediamo nei servizi, vale a dire quella sofferenza di persone che hanno quasi abbandonato i progetti di vita, che in qualche misura hanno perso il proprio progetto di vita, hanno perso la propria aspirazione, talvolta il controllo del proprio corpo, della propria biologia. E quindi l'impressione è che anche nella presa in carico siamo finiti ad avere una certa sterilità nel modo in cui ci impegniamo, non ci impegniamo, ci responsabilizziamo verso il cambiamento della richiesta che ci viene fatta o dei problemi specifici che le persone vivono. Quindi questo libro di fatto è dedicato a quelle persone che hanno indossato l'abito della malattia mentale, a cui è stata offerta una panacea, spesso farmacologica, e che di fatto si sono trovati in una specie di carcere senza scadenza, una specie di ergastolo esistenziale. Credevamo di aver visto tutto con i manicomi, ma poi non ci siamo resi conto che il manicomio oggi si trova in un luogo circoscritto, presente nella maggior parte degli armadietti di tutte le case d'Italia. E quel manicomio, come dice Piero Cipriano, è un manicomio chimico. Oltretutto queste parole le diciamo a partire dalla consapevolezza, da circa 40 anni, sto parlando del movimento interazionista, proprio nell'idea di poter offrire qualcosa di diverso, nell'idea di avere già in mano degli strumenti e delle metodologie in grado di inserirsi, di intercettare le vite delle persone e di provare a cambiarle. Il primo indicatore che usiamo per capire se è cambiata la vita delle persone è perché cambia la nostra. E questa è una cosa che costantemente tra colleghi ci diciamo e che può essere messa a disposizione in certi contesti. Già accade, ma non come... Ce la racconta meglio, perché è un passaggio importante. In che modo vediamo cambiare anche la nostra, no? Quando lavoriamo fuori dalle pratiche medicalizzanti, la sofferenza? Ma perché banalmente parlo di noi, parlo delle nostre metodologie, quando si riceviamo una richiesta da parte di una persona che sta male, che ha fatto un percorso, quasi sempre tentiamo di capire da che cosa parte, qual è la biografia. Beh, quindi l'ascolto piuttosto che la diagnosi, l'accogliere l'altro, la storia dell'altro, saperlo ascoltare. Sì, senz'altro l'accoglienza, perché non è mai scontato ricordarlo. Dopodiché, insomma, ci sono appunto strumenti che ci consentono di costruire una interazione che consenta poi di accogliere, di elaborare insieme i presupposti che hanno portato a star male. Certo. Presupposti che la persona vive, ma di cui non sempre ne è consapevole. Prima parlavi, Antonio, di manicomio chimico, però per chi fa il nostro lavoro a vari livelli, in vari contesti, ci accorgiamo che il manicomio non è soltanto di natura chimica e quindi psicofarmaci, ma è un manicomio anche di tipo normativo, per cui le sofferenze che raccogliamo alcune volte sono l'effetto della mancanza di libertà nel declinarsi in un modo in cui ci si sente a proprio agio, no? Quindi non è soltanto un manicomio chimico, possiamo parlare anche di un manicomio di tipo normativo, sociale, in cui non c'è posto, accoglienza per tutti? Sì, senz'altro. Poi il manicomio chimico è quella soluzione finale, certo. Ma ci si arriva a ritenere che la soluzione è la farmacologia. Ci si arriva, prima o dopo ci si arriva. Quale altra proposta abbiamo oltre quella farmacologica? Perché sempre più mi interfaccio con i nostri colleghi psichiatri, no? E loro dicono: noi abbiamo poco tempo e come strumento il farmaco, proprio perché per come si va sempre più configurando la professione,
quella dello psichiatra, gli strumenti a disposizione sono quelli, non hanno neanche lo spazio nei servizi per l'ascolto, posto che non sono neanche formati all'ascolto, come giusto che sia quando si tratta di occuparsi della sofferenza dell'altro. Per cui la domanda è proprio rispetto a modelli altri oltre il farmaco. Che proposta abbiamo che poi è più efficace del farmaco? Ma insomma, che il libro dà senso a tutto, no? Perché il libro ci permette di osservare il paradigma, di riflettere sui sistemi culturali. Abbiamo diverse proposte nel libro, in vari contesti della sofferenza. Quali avete raccontato in questo libro? È rivolta a me sempre la domanda, sì? Sì, per il momento a te, poi un'altra bella domanda per il professor Salvini, quindi per non passare da una persona all'altra. Quindi mi viene ancora da chiederti di raccontarci i contenuti del libro in modo costruttivo, no? Perché non è distruggere ma costruire altro. Ma gli strumenti sono quelli di chi, come dire, si è formato per intercettare il processo di costruzione della realtà dell'altro. Mm-hmm. E questo lo si fa costantemente. E poi ci sono diversi strumenti nei quali si prova a gestire quell'interazione che possiamo ritenere disfunzionale, e cioè che ha portato la persona nella propria coerenza, nel proprio modo di ritenere che fosse la soluzione giusta, il modo giusto di approcciarsi, di star male. Attorno a queste metodologie, senz'altro, ma già capita, non come vorremmo, ma già capita di offrire, per esempio, a chi ha la proprietà professionale di usare farmaci, di integrare il percorso farmacologico con quello psicologico. È chiaro che in questo caso significa, ma non tutti sono d'accordo su questo, sul fatto che il farmaco diventa uno strumento tra i tanti, ma all'interno di un percorso che ha una radice da un'altra parte, che ha una radice basata sulla possibilità di capire come quella realtà che chiamiamo disagio si è costruita lungo una storia, perché noi parliamo di storie, non parliamo di cure. E questo parliamo... poi lo scarto, no? Non parliamo più di paradigmi legati all'idea che un professionista debba curare qualcuno da una presunta patologia, ma diventiamo esperti di come le storie si costruiscono, storie anche che si declinano nella sofferenza che può essere ingestibile, quindi diventiamo esperti di storia. Per questo poi anche nel libro non mancano le storie della sofferenza, e che ogni volta che facciamo un intervento psicologico su qualcuno è un co-costruire una storia nuova, no? È un paradigma che promuove questo, di costruzione, dove i protagonisti sono il terapeuta quanto l'interlocutore, una storia nuova costruita in due che riscatti dalla sofferenza o dall'idea che l'interlocutore che soffre è una persona a cui manca qualcosa. Certo, non è possibile, come dire, prescindere da quello che si innesca dentro quel rapporto che diventa di psicoterapia o di consulenza psicologica, senza per l'appunto mescolarsi nell'altro, senza entrare proprio dentro il processo stesso e di espressione dei sentimenti piuttosto che di costruzione del problema specifico. Ed è solo entrando in quella realtà lì che noi ci troviamo a nostra volta dentro una storia nuova. È per quello che diciamo che non esistono, cambiamo esistono anche noi, dicevi cure, prima. No? Non esistono cure, esistono storie, solo che le storie non si vedono dal vestito superficiale, no? Diceva Bukowski, bellissimo, sì. Raccontacelo bene. No, diceva per esempio, ma sono cose battute che però talvolta ci fanno riflettere maggiormente rispetto a quello che pensiamo sul piano psicologico. Diceva: sul serio pensi di averla vista nuda perché si è tolta i vestiti? Parlami dei suoi sogni, parlami di cosa le ha spezzato il cuore, parlami di che cosa è appassionata, di che cosa la fa piangere, parlami della sua biografia, oppure raccontami delle situazioni nelle quali non ci sei tu. Fammi capire come parla il suo corpo, quali sono i suoi desideri, come ci si scioglie in un attimo dentro un sorriso, ora la sto ricostruendo naturalmente,
poi dice Bukowski, è difficile. Beh, allora la conosci quanto un libro che hai, ma che non hai mai letto. E questo per dire che l'alterità è difficile, che l'alterità si crea quando sappiamo mescolarci nell'altro, nella storia dell'altro. Chiaro che poi la responsabilità è dello psicoterapeuta, dello psicologo, è di colui che deve gestire il processo interattivo. Non è fine a se stesso, non è capire il punto di vista dell'altro e basta. La gente vuole risposte da noi, vuole tanto persone in grado di comprenderle, che pure è importante. Mi capita spesso. Ma quello che serve, solo per finire, è proprio che quella comprensione poi sia finalizzata a co-costruire e di fatto a trovarsi di fronte a un modo di vivere la richiesta che ci ha portato completamente diverso. Certo. Rispetto a quello che dici, mi capita spesso in terapia, no? In terapia, in sede di incontro con chi mi chiede consulenza, che mi dicano di essere passati per altri percorsi, all'interno del quale parlavano, e il terapeuta aveva solo il compito di ascoltare, no? Quindi un terapeuta nascosto dietro al ruolo che non offre strategia di gestione, non offre chiavi di lettura efficaci poi alla gestione di quel dolore. Quindi può capitare che il terapeuta diventi semplicemente qualcuno da cui andare a sfogarsi, che non è un'operazione costruttiva, non è un'operazione tecnica, tra l'altro, perché possiamo anche sfogarci gratuitamente con i nostri amici. Per cui quando invece si accorgono che la modalità che offro loro è quella di costruzione e di indicazione anche rispetto alla loro problematica, la loro sofferenza, sentono di essere approdati in un mondo dove esistono, non come persone che soffrono, non come persone malate, ma come individui legittimati alla loro storia. Da qui volevo fare l'altra domanda al professor Salvini. Prof, caro, ci sei? Sì, ci sono. Come mai siamo qui che ancora, nonostante non si sia mai vista una radiografia, un'ecografia di una mente, nessuno sia stato mai in grado di fare un prelievo rispetto alla mente? Quindi non ci sono proprio i presupposti epistemologici, però mi senti? Dottoressa Marie, lei che ci trascina a un altro livello di realtà. Com'è che la mente si ammala ancora, dicono? Se non hai un vocabolario psicologico, diciamo, inventato, non puoi sapere quel certo segnale che viene dal cervello a cosa corrisponde. E quindi, paradossalmente, si crea un fatto arbitrario. Cioè, utilizziamo un linguaggio inventato per rispondere a dei segnali neurologici, per qualificare, per connotare dei segnali neurologici, che senza quella teoria psicologica non sapremmo cosa sono e a cosa attribuirli. Quindi c'è un problema di risalto epistemologico tra enunciati linguistici che riguardano le dimensioni fattuali, oggettivabili, tangibili, materiali, e il linguaggio invece che afferisce a sistemi di conoscenza che si basano su criteri di senso, significato e valore, e quindi tra costrutti semiotici e costrutti realisti di tipo materiale non ci può essere una sovrapposizione e una corrispondenza, la creiamo noi in modo arbitrario, e quindi utilizziamo poi paradossalmente l'immateriale, cioè una qualche enunciato psicologico inventato, per connotare quel certa traccia neurobiologica che le persone possono produrre e che noi possiamo rilevare attraverso, se non è la parola ansia in testa, non puoi, è la parola ansia che ti spiega quell'attivazione del sistema nervoso che crea una maggiore sudorazione nelle mani. Ma la maggiore sudorazione nelle mani non è ansia in sé, è una reazione. È solo una parola, chiaro. Chimica, e tu ci metti, se hai un voce di ansia, ci metti, che ti posso dire, sistema di allerta
paura, ci metti divinazione, qualsiasi termine che afferisce alla dimensione della cosiddette psicologiche, diventa esplicativo per quel certo. Poi arrovesci e dici che cos'è una secrezione epidermica dovuta a quella cosa che chiamiamo il sudore, e dici è ansia, ma è una connessione, e qui cade tutto il dramma che tutta la mia generazione l'ha visto, che è la grande aspettativa di una medicina psicosomatica che poi non è riuscita mai a dare i frutti che proponeva negli anni 70-80, perché non c'è possibilità di coniugare in forma causale costrutti di senso, di significato, con costrutti di fatto. Cioè il significato esclude ogni possibilità di inferirci delle spiegazioni di causa. E si cade in una sorta di ginepraio da cui non si riesce più a tirare fuori le gambe. Ma questo è chiaro a qualsiasi linguista, a qualsiasi studioso serio, che i costrutti di senso e di significato non, come dire, non possono essere ricondotti entro strutture concettuali di causa-effetto. Chiaro. Esiste una divaricazione. E allora o uno sceglie la strada dei nessi di causa-effetto, ma limitata, o scegliere la strada dei costrutti di senso e di significato. Su questa diarchia metodologica, peraltro, non fattuale, su quella diarchia si consuma tutta quella confusione che organizza poi i discorsi e sta in piedi, perché la tiene in piedi la sintassi, che troviamo in tutti i libri di psicologia applicata o di psicopatologia, in cui si vuole agganciare al fisico quello che invece appartiene alle possibilità discorsive dell'osservatore, il quale lui deforma e crea quella cornice entro cui le due linguaggi non possono coniugarsi tra di loro. Nessuno può, è come un codice genetico, un cavallo non può mettere incinta una capra. Cioè c'è un'incompatibilità, quindi non c'è un'incompatibilità tra linguaggi psicologici che dovrebbero essere costrutti di senso e significato con i linguaggi invece fattuali tipici della dimensione neurobiologica. E tra i due rimane. Ecco, però io l'ho accennato, questo implicherebbe una giornata di riflessione su questo altro problema che attanaglia da sempre e nessuno lo vuole risolvere, perché a tutti fa piacere pensare che una mente malata. Esiste un rapporto tra il neurone, che se c'è il neurone della nonna, veniva detto dai vecchi neurologi non riduzionisti, che esista il neurone della nonna o esista il neurone dell'empatia. Insomma, come sappiamo, molti ingenuamente pensano che l'empatia sia la secrezione del neurone specchio, il che è inconcepibile proprio da un punto di vista metateorico, concettuale, perché l'empatia è un costrutto psicologico, il neurone specchio è una realtà, un fatto invece neurobiologico, e tra i due non c'è possibilità di connetterli come figli di una stessa matrice. Certo. A questo proposito... Però, a questo volevo richiamarmi proprio per sintetizzare, perché chi ci ascolta può rimanere un po' disorientato, e quindi mi rendo conto che bisogna fare un momento di sintesi per ricostruire il senso di questo libro, La mente malata, in cui il malato viene messo fra virgolette, ma è soprattutto la applicazione, che è quella della repressione della diversità. Noi sappiamo che tutti gli esseri umani sono diversi tra di loro. Pensiamo alla fisionomica, pensiamo al volto, e hanno anche cervelli diversi, e quindi presumiamo che ogni cervello abbia un suo profilo anche neurobiologico che combacia e si sovrappone in parte a un altro cervello. Detto questo, quindi sappiamo che il concetto di diversità è un concetto che è utile
Allora, ci sono alcune professioni che vanno cercando le somiglianze tra gli esseri umani, altre professioni che devono cercare le diversità. Guarda caso strano, le scienze della psiche si occupano della diversità e non delle somiglianze. Rimane il fatto che però la scienza non può sopportare l'offesa di non avere un sapere universale. E allora, dice, il complesso edipico, c'erano anche gli indiani del sud-est degli Stati Uniti. Il complesso edipico lo troviamo, cioè l'ambizione un po' sciocca e presunzione ed egocentrismo cognitivo che porta gli studiosi delle dimensioni psicologiche a pensare di poter generalizzare e ritrovare lo stesso fenomeno anche sotto cieli diversi. Piccolo aneddoto, le tarantate del Salento che venivano dette delle psicotiche isteriche, e questo non aveva capito una mazza perché gli mancava 800 pagine di sapere per poter capire che il fenomeno del tarantismo pugliese è un fenomeno che non poteva essere ridotto a categorie psichiatriche perché aveva una sua autonomia culturale, e quindi tra la psiche e la cultura vince la cultura, non la psiche. Non so, o l'isteria artica, capiva una mazza perché c'era con la sua laurea di medico dei pazzi, va in Siberia, vede gli sciamani e dice ecco isteria artica. Si riduce l'ignoto al già noto, ma non è un errore che si consuma, ma in medicina si consuma spesso, ognuno vede le cose che sa, ma non riesce a vedere qualcosa che non sa. Questo è ovvio, e quindi si riporta l'ignoto al già noto. Questo è il problema tipico delle scienze della mente, che non vogliono mettere in discussione, si aggrappano alla chiave che hanno in mano e vogliono aprire, ostinarsi, aprire la serratura con la chiave che gli è stata fornita dai loro maledetti curriculum formativi, i quali ovviamente vincolati a un sistema paradigmatico, positivista, empirista, tradizionale, non riescono, impediscono che il giovane studioso, il giovane professionista possa pensare, dice, ma la chiave me la devo fabbricare, devo usare una chiave diversa per aprire questa porta. E invece tutti si ostinano con il sistema nosografico, col sistema, da qui la proliferazione dei sistemi nosografici, e tutti corrono in quella direzione. L'utilizzo del principio di causa-effetto, tanto per dire una stupidaggine, quindi l'eziopatogenesi, il fatto che è una malattia e quindi riguarda lui, la sua testa, non gli viene in mente che può invece essere un campo relazionale. E non rifletto che una partita di calcio la si spiega non attraverso la testa del singolo giocatore, ma si spiega attraverso le regole che controllano il cervello o la mente del giocatore di calcio. Quindi l'incapacità di vedere i campi interattivi. Perché sono incapaci di vedere i campi interattivi? Perché l'educazione, la formazione, è una formazione che gli ha amputati di questa possibilità cognitiva, e quindi di vedere i campi interattivi e la loro importanza. Una partita di scacchi non si spiega facendo roscia che ha due giocatori, la si spiega attraverso le regole che regolano la partita di scacchi. Ma se io non ho l'occhio, non sono stato educato a vedere le regole perché mi manca una formazione sociologica, storica, non le vedo, e penso che il problema della partita di scacchi possa essere spiegato facendo un elettroencefalogramma ai due giocatori. Questo è un po' l'orientamento attuale del metamodello e del paradigma. Ecco, su questo è due secoli che ci sbattono il muso, difatti sapete tutti che non c'è niente da fare. Quando uno è matto, rimane matto, è perché la sua diversità non può essere gestita come se fosse un sistema fisico, un sistema materiale, ma viene gestita come se fosse un sistema materiale, un sistema biologico, e non si va da nessuna parte, salvo magari incasinarlo ulteriormente, come il nostro ha più volte scritto, ha più volte detto. Ma questo è un altro problema che lo affronteremo più avanti, quando affronteremo il tema dell'intervento, tra cui l'intervento farmacologico. E quindi ne capiremo, come oggi si comincia a capire, che è un intervento che ha più luci
ha più ombre che luci, e quindi però va dedicato uno spazio particolare. Sto cercando di definire in forma sintetica qual è l'architettura mentale dello psi o dell'esperto in scienze psicologiche o scienze psichiatriche, che la sua architettura mentale che gli è stata formata gli impedisce di vedere quello che potrebbe vedere, e questo è un fatto straordinario. Questo è il punto nodale. Cioè, vediamo ora che proposte possiamo fare come scuola interazionista, anche a partire da quelli che sono i contenuti del libro, perché si tratta di fare proposte altre, no? Più costruttive e meno medicalizzanti. Quindi Antonio, vorresti parlarci di quelli che sono, che è il focus? Cosa possiamo offrire altro, come si può costruire altro a partire da quelli che sono i contenuti del testo che ci offrite? Presento brevemente, insomma, quali sono i capitoli del libro, poi magari, vista l'ora, diamo anche spazio alle persone che ci stanno ascoltando per vedere se ci sono delle domande, direi, no? Mm-hmm. Il nostro lavoro, come si può cogliere dall'intervento di Alessandro, senz'altro è tecnico, però poi di fatto contiene una larga parte, una come dire, un'anima emotiva, perché raccoglie un numero molto elevato di racconti, di foto, di denunce, aneddoti raccontati più o meno in modo crudo, duro, talvolta senza filtri, proprio per condividere quelle sensazioni che ogni tanto ci lasciano senza fiato nei servizi, vale a dire quei percorsi iatrogeni, quei percorsi che sono lì da anni nei servizi e che ogni volta ci fanno pena. E, chiaramente, come ha detto già Alessandro, tutto cambia, ma non cambia mai nulla, poi di fatto. Questo è un mantra che noi, nelle 100.000 telefonate che ci siamo fatti in questi 10 anni di lavoro, attraverso l'enciclopedia che Alessandro Salvini rappresenta, ci siamo fatti, e quindi chiaramente facciamo riferimento a questo approccio che mettono in campo anche gli psicologi, un po' medicalizzato, alla ricerca degli universali, e che non consente di entrare nelle storie delle persone. Attorno a quest'idea noi abbiamo lavorato nel libro sul tema della diagnosi nosografica, sul tema del trattamento e su tutte quelle situazioni concrete, specifiche, culturali e istituzionali che fanno sì che a un certo punto la diversità venga considerata disturbo, trattata appunto come se fosse una malattia, e di lì noi ci ritroviamo costantemente dentro l'armadietto degli italiani, l'armadietto farmacologico. Per quello che riguarda la diagnosi, noi la domanda che ci siamo fatti, costantemente torna anche tra i colleghi sui servizi, è: a che cosa serve? Perché se nell'ambito medico la diagnosi serve poi a stabilire l'intervento, e questo è dentro un rapporto più o meno causale, nel nostro ambito, come ha detto il professor Salvini, poi la causalità né lineare né complessa né non lineare di fatto è mai rispettata. Allora ci troviamo di fronte ancora una volta costantemente a tentare di fare quello che non è sostenibile epistemologicamente fare, cioè tentare di generalizzare, tentare di trovare delle cause che portano a specifici effetti. E se non che per l'appunto noi le soluzioni di fatto ce le abbiamo, le soluzioni sono sempre teoriche, ognuno, ogni modello risponde alla propria efficacia, ed è su quello che poi si misura quanto un modello piuttosto che un altro è più in grado di rispondere a specifiche problematiche che appartengono a epoche differenti, in questo caso la nostra, e quindi sono delle risposte che non passano dalla generalizzazione, ma passano da come ogni modello ha configurato un modo di leggere il disagio sociale e un modo poi di saperlo affrontare. Attorno a questo, evidentemente, poi nel libro si trovano delle antologie che abbiamo costruito apposta nel corso di questi 10 anni, in cui siamo partiti dal 1600 e siamo partiti nel far vedere man mano come si è andati sempre alla ricerca di quell'aspetto entro cui si potesse identificare la causa del disturbo mentale. Ma dal 1600 ai DSM noi ci troviamo di fronte a un modo di pensare unico, identico,
identico, è sempre volto a cercare qualcosa che poi possa permetterci di spiegare. Ovviamente non abbiamo trovato nulla, sono 300 anni che cerchiamo una specie di vaccino psicologico, e allora la questione, come sempre, è mettere in discussione quel profilo, quell'asse concettuale che ci consente di guardare le cose. L'altra parte è quella legata al trattamento, e anche qui noi siamo andati a ricostruire quali sono i trattamenti che si usano rispetto alla malattia mentale, e anche qui ci siamo trovati di fronte a strumenti usati 100 anni fa e usati anche oggi, come l'elettroshock, per esempio, così come tanti altri strumenti che anche qui appartengono a una logica che è sempre quella e che di fatto oggi è semplicemente taciuta dalla farmacologia, perché le persone stanno male che non vediamo più, che stanno male perché sono in qualche misura in casa e non hanno la possibilità neanche di urlarlo come succedeva negli anni 70, quel fastidio e quel dolore, perché di fatto sono addormentate, sono bloccate, eccetera, eccetera. L'altra parte, ultima, per chiudere e poi vedere se ci sono delle domande, a mio avviso, riguarda appunto tutti quei vari modi attraverso cui la diversità diventa un pretesto per identificare un disturbo. Stiamo parlando della scuola, stiamo parlando di come culturalmente, che sia lo psicologo che sia l'insegnante non cambia nulla, si identifica una differenza e la si psicologizza, ok, o la si psichiatrizza, e ci troviamo di fronte alla ADHD piuttosto che a qualsiasi altra forma di disturbo su cui non c'è una soluzione specifica, ma ha l'effetto evidentemente di classificare le persone e di disturbare quei processi interattivi che un bravo insegnante invece riesce a rimescolare, a ricalibrare, cercando di sviluppare le competenze degli studenti. E abbiamo anche nel libro un sacco di esempi nell'ambito giuridico, perché anche qui è una domanda normativa che viene fatta agli psicologi, quella di stabilire se un genitore è più bravo o meno bravo, chi ha più idoneo, non idoneo, eccetera, eccetera, e che anche qui fanno sì, perché questa è la sensazione che abbiamo, che gli psicologi, gli psichiatri, insomma, quelli che usano ancora quell'impostazione di cui ha parlato largamente il professor Salvini, hanno la funzione di dare una spiegazione in più, non di, per esempio, sviluppare nuovi modi di stare insieme, non per esempio di aiutare le persone ad avere una regolamentazione sociale differente, ok? E quindi sembra che serviamo a dare qualche risposta in più, a qualche spiegazione in più, non a modificare l'assetto delle interazioni, l'assetto delle relazioni. Che sarebbe il nostro compito. Che, per quello che è il nostro movimento, da 40 anni è la specialità della casa. Poi ogni modello risponde a se stesso. Ecco, ad ogni modo, il fastidio è legato al fatto che rispondiamo a un bisogno di avere una spiegazione che ovviamente non porta con sé una cura, altrimenti non ci saremmo nemmeno, ok? E il fatto che certe persone, certi colleghi, talvolta lo facciamo anche noi senza volerlo, di fatto siamo pure contenti e tronfi di dare una spiegazione in più, piuttosto che riuscire mettendoci in discussione, a costruire soluzioni insieme che, per l'appunto, come abbiamo detto prima, se cambiano l'altro, cambiano anche noi. Proviamo a vedere se ci sono delle domande. Domande, siamo in tantissimi, quindi è un po', come dire. Volevo fare una specie di sintesi veloce. Sì, prof, dici. La sintesi veloce è questa, che la prima parte di questo libro è dedicata a esplorare le aporie, accettatevi questo termine filosofico, dell'osservatore e della sua ingenuità nell'utilizzare gli schemi che ha a disposizione e anche i sistemi linguistici che ha a disposizione. E da qui la prima parte è come diventare consapevoli che cos'è che condiziona il mio vedere, il mio dire, e come posso modificarlo per accedere a un altro modo di vedere e di dire. Ovviamente qui ci troviamo di fronte a due aspetti. Uno è quello che dà
da due secoli e mezzo non è cambiato nulla. E infatti il professor Iudici, con grande pazienza, ha fugato in tutte le biblioteche, e la cosa sconcertante è che, sintetizzando come ai primi dell'Ottocento o nel Novecento o negli anni 2000 si affrontano i problemi, come sui vari libri e testi si dice di qual è la natura del problema, la cosa sconcertante è che non è cambiato una mazza, nulla. Il sistema è sempre lo stesso, ed è molto bello quello che lui fa, questa specie di collage paziente nel dimostrare che, cambiando anche i linguaggi, cioè lo chiami non più maniaco-depressivo, ma lo chiami bipolare, però in sostanza il sistema concettuale che fa da codice non è cambiato. Quindi cambiano anche le nosografie con la rapidità del vento, ogni generazione ne produce delle nuove, e cambiano anche i termini, certi termini sono scomparsi e non sono sostituiti da altri. Molto probabilmente uno psichiatra di 30 anni fa non si riconoscerebbe nel linguaggio utilizzato oggi, ma viene cambiata la cornice, la montatura dell'occhiale, ma non cambia l'occhiale, cioè il modo di guardare. Allora, il primo problema è quello che lo psicologo, lo psichiatra, dovrebbe essere consapevole di come il suo ruolo e la sua identità professionale, più quello che gli hanno insegnato, preforma l'oggetto della conoscenza, e di conseguenza vede le stesse cose che lo strumento performante gli consegna. Infatti, qual è il compito del DSM? È creare una specie di linguaggio universale tra tutti gli psichiatri, perché tutti vedano le stesse cose e quindi usino le stesse parole, usino lo stesso sistema, lo stesso modus operandi basato su un presupposto, il principio categoriale, che è quello tassonomico. Mi fermo qua per accennare appunto che il problema è capire fino in fondo dove ci porta questo sistema concettuale linguistico, e che, occupandoci la mente, il nostro modo di vedere, alla fine non riusciamo a vedere altro. E potrei fare, se avessimo tempo, decine di esempi di come i condizionamenti preesistenti ci impediscono di vedere e di trovare altre strade. Questo è un problema. L'altro problema che voglio sottolineare è che la diversità ha una sua presenza. Diventa devianza quando la diversità si scontra con le regole, le norme sociali o con le norme interiorizzate. Allora, a questo punto, la diversità diventa devianza e come tale crea un allarme e crea una reazione sociale. Questa reazione sociale legge la diversità come malattia, e lì inizia tutta la confusione, che voi sapete che non porta da nessuna parte, perché sapete molto bene quant'è impossibile gestire la cosiddetta malattia mentale, proprio perché gestiamo qualcosa per la quale il nostro sistema concettuale linguistico è fallimentare. C'è stata trovata la scorciatoia della psicoterapia, e infatti la psicoterapia riesce proprio perché opera, ma certe psicoterapie, non tutte, opera rimodellando il modo, ristrutturando il modo di vedere della persona rispetto a se stessa e agli altri del mondo. Quindi la psicoterapia è un'alternativa che è riuscita a inserirsi nelle tradizionali scienze della psiche e offrire loro un punto di fuga, ma non sempre, perché tendono molte volte, non volendo rinunciare al loro ruolo, alla loro identità professionale malefica, cioè deformano anche la psicoterapia in modo che coincida con i propri presupposti a cui è legata la propria identità. E che cosa c'è più prezioso dell'identità professionale? Perché è quella che mi consente di vivere e che gli altri mi riconoscono. Quindi quello che posso capire non lo posso capire fino in fondo, perché lo devo riportare entro il mio sistema concettuale, che è legato al mio sistema di identità, al mio ruolo, eccetera, eccetera. E infatti, prof, rispetto a quello che dici proprio in questo momento, è arrivata una domanda che vi leggo agli autori.
Dice il dottor Langanella: intanto vi ringrazio per questo lavoro epocale che penso abbia avuto sicuramente una ricaduta biografica sulle vostre e sulle nostre vite. Ora, al termine di questa avventura, cosa succederà? Cosa vi aspettate che accada nel futuro e in che modo contribuire alla diffusione di queste pillole, tra virgolette, di riflessione, che probabilmente hanno un'efficacia maggiore delle pillole che si trovano negli armadietti degli italiani? Questa è la domanda. Chi di voi due vuole rispondere, dottori, professori? Vorremmo anche condividere e ascoltare quelle che sono le domande di chi è intervenuto, no? Perché certo. Sapersi prendere cura dell'altro vuol dire anche accogliere quelli che possono essere i dubbi nuovi. Quindi io avrei una proposta, Quando tu dici avere una proposta, la gente si entusiasma tutta. Ma no, è per non perdere i bisogni di tutti quanti, no? La Maria è sempre piena di grande creatività, lo dimostra le innovazioni che ha portato in psicoterapia, che qualcuno che ci ascolta forse già le conosce, altri dico che innovazioni ha portato. Vabbè, poi le accenneremo, le grandi innovazioni che è introdotto in psicoterapia, che sono coerenti con questo che ora stiamo dicendo. Certo, infatti si tratta poi di offrire una modalità altra di gestione della sofferenza a partire dalla definizione del paradigma, che alcune volte nelle pratiche diventano confusi, labili, non si capisce più qual è il nostro compito. Se a fronte del fatto che ci sono tante domande, nel prossimo incontro e seminario possiamo rispondere in modo dettagliato per non perderle, no? Cosa ne pensate? Sì, infatti io prenderei soltanto la prima domanda, che è quella adesso, e adesso cosa facciamo? E adesso cosa facciamo? Perché altre domande, non è tanto per non prenderle adesso, però per esempio c'è una domanda sulla DHD, abbiamo la giornata, abbiamo una domanda sulla diagnosi, la affronteremo lì, ok? Certo. Quindi così come anche riduzionismo diagnostico e delirio, le abbiamo anche lette. Anche ce l'abbiamo. Le riprendiamo una... Ecco, perché siamo in chiusura, avevamo detto che chiudevamo un po' prima e quindi 10 minuti di ritardo, ma io provo a dire cosa succede ora. Succede che se questi presupposti sono condivisi, allora deve essere anche condivisa la responsabilità con cui ognuno nel proprio ruolo prova con coraggio, diciamo così, a mettere in campo qualcosa di nuovo, no? Per farlo, e partendo dai miei ruoli, quello universitario e quello dentro la scuola, io proverei a chiudere con una piccola storiellina di Gianni Rodari, che mi sembra che possa aiutarci ad andare oltre, ereditando tutto ciò che è stato detto oggi. Questo per le persone più anziane, per non dimenticare. Mentre per i giovani, per non dirgli tra qualche anno ti sei salvato pure tu o sei finito in banca pure tu, come dice Venditti. Ve la leggo, è una pagina e mezza. Un giorno bussò alla nostra porta uno strano tipo, un ometto buffo, vi dico, alto poco più di 2 fiammiferi. Aveva in spalla una borsa più grande di lui. «Ho qui delle macchine da vendere», disse. «Fate vedere», disse il babbo. «Ecco, questa è una macchina per fare i compiti. Si schiaccia il bottoncino rosso per fare i problemi, il bottoncino giallo per svolgere i temi, il bottoncino verde per imparare la geografia. La macchina fa tutta da sola in un minuto». «Compramela, babbo», dissi io. «Va bene, quanto volete?» «Non voglio denari», disse l'omino. «Ma non lavorerete mica per pigliar caldo?» «No, ma in cambio della macchina non voglio denari, voglio il cervello del vostro bambino». «Ma siete matto», esclamò il babbo. «State a sentire, signore», disse l'omino sorridendo. «Se i compiti glieli fa la macchina, a che cosa serve il cervello?» «Comprami la mamma, comprami la macchina, babbo», implorai. «Che cosa ne faccio del cervello?» Il babbo mi guardò un poco e poi disse: «Va bene, prendete il suo cervello e non se ne parli più». L'omino mi prese il cervello e se lo mise in una borsetta. Come ero leggero, senza cervello, tanto leggero che mi misi a volare per la stanza e se il babbo non mi avesse afferrato in tempo, sarei volato giù dalla finestra. «Bisognerà tenerlo in gabbia adesso», spiegò l'ometto. «Ma perché?», domandò il babbo.
non ha più cervello. Ecco perché, se lo lasciate andare in giro, volerà nei boschi come un uccellino, in pochi giorni morirà di fame. Il babbo mi rinchiuse in una gabbia come un canarino. La gabbia era piccola, stretta, non mi potevo muovere. Le stecche mi stringevano tanto che, alla fine, mi svegliai spaventato. Meno male che era stato solo un sogno, vi assicuro che mi sono subito messo a fare i compiti. Ora, per noi i compiti possono essere il nostro impegno quotidiano e la macchina per noi è quello strumento diagnostico in cui non crediamo, piuttosto che quel concetto che non ci appartiene, piuttosto che quella teoria che abbiamo ereditato da qualcuno che ha letto un libro di 50 anni fa e che non appartiene più o non è più in grado di rispondere ai problemi della gente. Questo è un modo, ancora una volta, per dire che quello che conta è lo sviluppo della propria forma mentis, una forma mentis capace di affrontare i problemi quotidiani, che sono tanti, pena il fatto che quei problemi vengano poi gestiti come un atto medico e finiscono in una residenza per persone con disabilità acquisita. Bene. Direi di chiudere. Se vuoi chiudere. Certo. Io sì, chiudo in questo modo. Mi è arrivato un messaggio da una delle persone che ha partecipato. Sappiamo che tanti di noi sono psicoterapeuti interazionisti e sappiamo lavorare nel modo in cui vi abbiamo raccontato oggi. C'era gente nuova, gente che arrivava da altri mondi, gente che è stata psichiatrizzata, che io stesso ho incontrato, che ha rischiato forme di devianza e quindi vedersi poi rinchiudere, no, in queste prigionie sia psichiatriche che culturali. E mi scrive: grazie per avermi dato l'occasione di partecipare a questo incontro formativo. Quindi vuol dire che siamo aperti, siamo nel mondo, siamo non siamo chiusi in accademia, siamo tra le persone, no? E sono molto felice di aver ascoltato il prof Salvini e il dottor Antonio Iudici. Pensare che la battaglia di tutti noi, gente diversa, unico, originale, irripetibile, rientri in un sistema accademico di ricerca, il cambiamento di paradigma e la ricerca storica dei significati di repressione, visti in un'ottica così rivoluzionaria, mi fa sentire orgogliosa e fiera di essere diversa. Grazie, un abbraccio a tutti. Quindi una persona che ha rischiato di finire chiusa o legata, perché capita anche questo, che ascoltandoci dice: probabilmente la mia sofferenza è stata solo quella di essermi sentita diversa, no? Non voluta. Sapere che ci sono persone capaci di comprendere la diversità e di non renderla poi un disadattamento sociale, le ha fatto bene, l'ha restituita poi ai suoi mondi. Bene, come dicevamo, ci saranno altri incontri che insomma vi informeremo tutti quanti. Per cui l'occasione è stata graditissima. Grazie prof per il tuo meraviglioso contributo, grazie Antonio per le cose belle che hai condiviso con noi e buona giornata a tutti, buon pranzo, buon sabato. Grazie a te, un saluto a tutti quanti. Salve. Ciao, arrivederci a tutti. Grazie a tutti. Arrivederci, ciao. Grazie. Ciao. Ciao a tutti. Grazie. Ciao a tutti. Buon fine settimana.